que la legislación eclesiástica canónica no prevé ningún mecanismo para el caso de la ausencia del Papa. Por tanto, aunque el Papa esté ahora en el hospital, el Papa continúa teniendo todos sus poderes de gobierno de la Iglesia y no hay ninguna otra figura, no hay ningún otro personaje que haga lo que el Papa hace habitualmente. Per la amministrazione degli affari correnti normali di tutti i giorni bastano i cardinali nelle congregazioni. E il resto delle cose o le fa il Papa o non le fa nessun altro, nessuno può fare nomine, nessuno può fare decreti, quelle cose che sono riservate al Papa. Io penso di sì, è chiaro, quando riceve il cardinale Sodano, se ci sono dei temi che esigono una decisione del Santo Padre, la decisione del Santo Padre la deve fare il Santo Padre. Cristo, da noi la grazia e la forza di saper sopportare le nostre sofferenze.